Muore turista tedesca sulla spiaggia di Barabarca. La donna 62 anni ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno. Killer del catamarano in retroscena della fuga dall'Elba. Tentò di prelevare dei soldi alle poste ma fu stoppato da un impiegato. Acqua, aumento dei consumi sul territorio dell'isola. ASA in media più 15% di presenze. Risolto l'inconveniente di pareti. Il rada a Portoferraio, la Oscar Fox, tender da 67 metri, ha a bordo anche un elicottero, precede l'arrivo di un megayacht. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a prima pagina. Questa sera l'approfondimento del telegiornale di Teleelba è dedicato al grigolo di Portoferraio che si rinnova guardando anche al passato. Tutto questo grazie ai bagni di Napoleone 1900, la nuova avventura di Elena e Lorenzo. Vediamo. Troppe volte negli ultimi anni ne abbiamo parlato, soprattutto per denunciare atti di vandalismo o di trascuratezza per un posto che invece merita il lustro e l'appeal di oggi. Il posto è il Grigolo e gli artefici di questo cambiamento sono Elena e Lorenzo, i nuovi gestori del bar Ristoro che ha inaugurato mercoledì 6 luglio con il nuovo nome di Bagni di Napoleone 1900, che in realtà è un richiamo ed un omaggio alla tradizione portoferraiese. Era il quesito di come, fa, di, di come rinominarlo perché volevo dargli un, un tocco di freschezza a questo posto. Spulciando sul, su internet sul mucchio selvaggio ho visto queste cartoline vecchie, le prime del 1900 e casualmente mi è capitata questa cartolina con questa bella palafitta dove c'era ai tempi proprio i bagni e si chiamavano Bagni Napoleone, quindi era una settimana che pensavo come si chiama, come non si chiama, ce l'avevo sotto gli occhi, Bagni Napoleone. Il posto si presta per tantissime cose, però purtroppo siamo arrivati un po' lunghi con i tempi da dopo che hanno fatto il bando di assegnazione per la gestione del punto ristoro, quindi ho dovuto fare quello che che potevo fare. L'impronta era cominciata in un certo modo, poi mi sono dovuta un pochino eh, anche adattare alle tempistiche, avrei voluto fare molto di più, però purtroppo per ora accontentiamoci di questo e poi vedremo nei prossimi anni, nelle prossime stagioni di poter migliorare. È un entusiasmo coinvolgente quello di Elena e Stefano che per questa loro nuova avventura propongono serate a tema enogastronomico e numerosi appuntamenti musicali. Intanto abbiamo cominciato con organizzare delle serate di ballo perché qui ci sono appunto i soci della, della Lega Ravale Italiana che erano abituati a, questi, abituati a queste serate danzanti. E mentre appunto ero qua continuamente mi chiedevano ma ricominciamo a ballare, ricominciamo a ballare e io ho detto bene, questa è una, sicuramente una abitudine acquisita, ricominciamo e abbiamo preso questi appuntamenti con i vari musicisti dell'isola che fanno appunto musica di liscio e tutti i sabati facciamo queste serate eh, con una specie di aperitivo misto fra aperitivo e cena. Ma i bagni Napoleone 1900 aspettano i propri ospiti durante tutto il giorno. Proprio per dargli questa impronta di Bagni Napoleone abbiamo preso questi lettini e li mettiamo a disposizione delle persone che verranno qui spero anche quelli che magari sono nel, abitano nel centro storico, che non hanno voglia di andare lontano, insomma si trovano qua vicino. Di, venire qua passare una mattinata al sole, mangiare un'insalatona, qualcosa. Tante iniziative quest'estate al Grigolo, con molte idee anche per il futuro. Ci metto tanto impegno e tanta passione perché io è quasi 15 anni che sono qua. E tutti i giorni, visto la vicinanza, venivo qua e dicevo "Perché non come mai? Mi chiedevo, mi sono fatta tante domande. Poi le cose si vede, prendono la loro piega naturalmente. No? Ho partecipato a questo bando per scherzo. Ho intenzione di, di, di incrementare tanto le, le presenze, le buone presenze di questo posto, perché fino ad oggi purtroppo la nomea di questo posto abbandonato non è, sta, non è stata molto positiva. Insomma, era frequentato da non bella gente. E quindi con la nostra presenza cerchiamo appunto di riportare il grigolo ai vecchi fasti, sempre in collaborazione con la Lega Navale che mi dovrà dare appunto l'ok ok per realizzare quelle che ho in mente di realizzare, piano piano chiaramente. Quindi insomma lo vedo positivo, speriamo con la collaborazione di tutti. This world It's so and words are all I have to take your heart away. It's so be words and words are all I have to take your heart away. It's so. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura la cronaca, la tragica vicenda di ieri che c'è stata sulla spiaggia di Barabarca nel comune di Capoliveri dove è deceduta una turista tedesca. La donna, 62 anni, ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno. L'ultimo bagno della giornata al tramonto sulla spiaggia di Barabarca è stato fatale per una turista tedesca di 62 anni. Erano da poco passate le 19.30 quando la donna, in vacanza all'erba con il marito, è entrata in acqua per una nuotata, dirigendosi verso il largo. Qualcuno ben presto da terra si è accorto che la turista tedesca era in difficoltà e si è gettato in mare per portarla a riva. Sulla spiaggia Capoliverese, fra l'altro, c'era un medico che ha immediatamente tentato manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo del 118 e dei carabinieri. Sul posto dapprima prima l'ambulanza della pubblica assistenza di Capoliveri, seguita a breve distanza da quella della pubblica assistenza di Porto Azzurro, con medico a bordo. Tutto è risultato però inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatare la morte della 62enne turista. Recuperato dall'impresa funebre Marano alla presenza del medico legale ASLA, dottoressa Rossana Mele, il corpo della donna è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio per un esame autoptico. Probabile che a provocare la morte sia stato un malore, forse uno scompenso cardiaco, accusato dalla turista tedesca mentre si trovava in acqua. La salma della donna è stata già messa a disposizione dei familiari. Killer del catamarano, in retroscena della fuga dall'Elba, tentò di prelevare dei soldi alle poste, ma fu stoppato da un impiegato. Tutti i dettagli in questo servizio. È ancora in attesa di estradizione dal Portogallo, come si legge sul quotidiano online Ancona Today, Filippo De Cristofaro, il killer del catamarano che nel 1988 uccise la skipper pesarese Anna Rita Curina, impossessandosi dell'imbarcazione su cui viaggiavano per fuggire in Polinesia con la sua amata, la 17enne olandese Diana Beyer. De Cristofaro, il 21 aprile 2014, evase dal carcere di Porto Azzurro durante un permesso premio di tre giorni, nel periodo pasquale e dopo due anni di latitanza è stato fermato in Portogallo, a Sintra, lo scorso 20 maggio. Nel frattempo, si legge ancora su Ancona Today, le indagini non si sono mai arrestate e anzi proseguono nel ricostruire nel dettaglio la strada e la storia del latitante De Cristofaro. E adesso spunta anche un primo complice che lo avrebbe aiutato nei tre giorni passati a Bari, vicino al porto, dove in un primo momento avrebbe sperato di imbarcarsi clandestinamente. Nel capoluogo pugliese, Avrebbe incontrato alcuni parenti che gli avrebbero fornito dei soldi, almeno un migliaio di euro. Soldi che De Cristofaro aveva già tentato di prelevare dal suo conto alle poste di Porto Azzurro in occasione di un precedente permesso premio. In quel caso, un impiegato dell'ufficio postale si insospettì e avvisò il carcere isolano, la cui direzione pose il veto sul rilascio di denaro contante. L'uomo, dunque, è arrivato a Bari con quel poco che aveva, contando poi su un gruppetto di parenti che lo avrebbero aiutato. Persone che ora rischiano di essere scritte nel registro degli indagati per favoreggiamento. Fatto sta che poi è fallito il piano di lasciare l'Italia dal Porto Barese, così che quei soldi sono serviti per arrivare a Milano, comprare documenti falsi da alcuni albanesi e passare la frontiera con la Francia. Filippo De Cristofaro aveva infatti cambiato la sua identità in Andrea Bertone, operaio portuale a Marsiglia. Aumento dei consumi sul territorio dell'isola per quanto riguarda l'acqua, la precisazione di ASA in media più 15% di presenze. Risolto l'inconveniente di pareti. Hanno lavorato fino a tarda sera i tecnici di ASA, il gestore del servizio idrico per bypassare l'intasamento sulla tubatura principale che rifornisce di acqua la frazione capoliverese di pareti. L'inconveniente ci ha detto Mirko Brilli, dirigente reti e impianti idrici ASA era di quelli difficili da individuare a differenza delle perdite ordinarie per le quali ci siamo attrezzati da tempo. L'emergenza di Pareti però ha fatto venire alla luce, grazie alle segnalazioni arrivate in redazione, altri inconvenienti che ci sono stati segnalati soprattutto a Nisportino, ma anche a Porto Azzurro. In questo inizio di estate 2016 pare quindi che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, qualche criticità cominci ad emergere. Al momento la situazione è in equilibrio, ci ha detto ancora Mirko Brilli. La produzione di acqua è più che sufficiente per far fronte ai consumi. È su questo fronte però che si sentono le prime differenze rispetto al 2015. Al momento, ha precisato il dirigente di ASA, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno riscontriamo più presenze di maniera più costante con picchi nel fine settimana. Questo si riverbera sui consumi con una media di aumento del 15%, arrivando anche al 20% nei weekend. I picchi di consumo in particolare sono stati registrati sulle utenze di Capoliveri, Porto Azzurro e Marciana Marina. Ci attende quindi un'estate critica dal punto di vista idrico, ci siamo comunque attrezzati per far fronte anche ai momenti più caldi dell'anno, ha concluso Brilli. Certo ci vorrà la consueta attenzione ai consumi e nello stesso tempo le falde non sono cariche come nel 2015, visto che fino a febbraio le piogge sono state praticamente assenti. Parliamo adesso dei vigili del fuoco. No al ridimensionamento dell'unità di Livorno e la mozione unanime presentata in Consiglio regionale da Si Toscana. È passata con voto unanime in Consiglio regionale una mozione sulla riorganizzazione del corpo vigili del fuoco regionale e sul ridimensionamento dell'unità di Livorno a seguito del riordino delle strutture centrali e territoriali del corpo nazionale da parte del Ministero dell'Interno. La mozione è stata presentata dal gruppo consigliare Sì Toscana Sinistra e impegna la Giunta regionale a intervenire sul governo per fare in modo che l'unità dei vigili del fuoco di Livorno sia salvaguardata, anche in considerazione dei servizi ad altissima specializzazione che essa garantisce e delle situazioni ad altissimo rischio presenti sul territorio. C'è un progetto di riordino complessivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha spiegato in aula il capogruppo Tommaso Fattori, che prevede spostamenti di personale piuttosto consistenti in particolar modo a Livorno, dove si prevede un taglio del 50% del personale. Le persone ritenute in eccesso verrebbero dirottate a comandi in altre regioni italiane con la grave conseguenza della dismissione delle imbarcazioni di grande dimensione utilizzate in operazioni di particolare delicatezza e difficoltà. Nel caso del Porto di Livorno ha aggiunto fattori si avrebbe una penalizzazione superiore ad altre realtà. Anche il nucleo sommozzatori ed acquatico verrebbe tagliato, un servizio assolutamente essenziale con il quale si salvano molte vite. Pieno appoggio alla mozione è stato dichiarato in aula da Enrico Cantone per il Movimento 5 Stelle. Non a caso abbiamo anche sottoscritto il testo, ha spiegato il consigliere. Voto favorevole annunciato anche da Francesco Gazzetti, a nome del gruppo PD, e di Roberto Salvini, della Lega Nord. Grazie a chi ci ha aiutato a salvare un nostro collega, il racconto della disavventura di un gruppo di agenti di polizia penitenziaria in servizio a Porto Azzurro. Grazie a chi ci ha aiutato a salvare un nostro collega. Questo, in sostanza, è il senso della storia che ci viene raccontata e che pubblichiamo da un gruppo di agenti di polizia penitenziaria. Siamo alcuni agenti di polizia in servizio presso la Cassa di reclusione di Porto Azzurro, si legge nella lettera arrivata alla nostra redazione. Alcune sere orsono ci trovavamo presso il palasporto di Portoferraio, dove stavamo supportando la nostra squadra di calcio A5 che brillantemente si stava disimpegnando nel torneo fra le varie forze dell'ordine sull'isola. All'improvviso uno dei nostri giocatori è stato colto da un grave malore, tanto che i nostri stessi colleghi si sono sentiti di accompagnarlo di peso presso il pronto soccorso del nosocomio portoferraiese. Arrivato, appariva in condizioni critiche, tanto che ripetendo quanto ci dissero nell'immediatezza i sanitari presenti sul posto, si trovava in serio pericolo di vita se si fosse ritardato di soli 5 minuti e non ci sarebbe più stato niente da fare. Dopo un lungo periodo nel quale il personale sanitario ha provveduto a stabilizzarne le condizioni di salute, il paziente è stato portato in nottata con elicottero Pegaso al centro cardiologico di Livorno dove sono seguite le cure di rito. Dopo tre giorni dall'evento, dopo essere stato sottoposto a interventi chirurgici, il collega si trova ricoverato ancora presso l'ospedale di Livorno in fase di miglioramento. Per questa ragione, scrivono, ci sentiamo in dovere di porgere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a salvare la vita del nostro caro amico e collega, dimostrando un senso di professionalità e di umanità che va ben oltre i meri doveri istituzionali. Bentornati in studio, apriamo questa seconda parte parlando di un ospite in questi giorni per la Rada di Portoferraio, si tratta della Oscar Fox, un tender da 67 metri, a bordo ha anche un elicottero e precede l'arrivo di un mega yacht. Tecnicamente è una nave da supporto yacht, come dire una specie di tender per una imbarcazione più grande. Difficile da credere anche perché la Oscar Fox, la nave di cui stiamo parlando, che è in rada a Portoferraio dalle prime ore di martedì 6 luglio, è lunga 67 metri, ha a bordo un elicottero e contiene addirittura una camera iperbarica. La Oscar Fox, che era già stata avvistata all'Elba nella scorsa estate, ha sbarcato a terra in giornata una serie di personaggi armati di tutto punto, facenti parte di un apparato di security che probabilmente sta preparando qualche visita illustre sull'isola. Lo scorso anno la stessa nave da supporto scortava un lussuosissimo yacht battente bandiera delle isole Cayman, i cui proprietari sono rimasti sconosciuti. Per la cronaca, la nave d'appoggio ha una velocità massima di 22 nodi, ospita fino a 21 dipendenti e membri dell'equipaggio, vanta 275 metri quadrati di spazio della piattaforma, escludendo l'eliporto, a un garage di 74 metri quadrati. Dispone di un ampio centro di immersioni che comprendono una camera da decompressione. Alimentata da quattro motori ha una autonomia di 4.500 miglia nautiche a 16 nodi. Elba d'Autore presenta Mar del Plata di Claudio Fava. L'incontro, organizzato da Federico Regini e Silvia Boano, si terrà venerdì sera a Porto Azzurro, a presentare il giornalista-scrittore Massimo Scelza e Michele Barsotti. Venerdì 8 luglio alle ore 21.30 nel calendario delle iniziative di Elba d'Autore in collaborazione con il comune di Porto Azzurro arriva il giornalista e scrittore Claudio Fava che nell'occasione presenterà il libro uscito tre anni fa Mar del Plata, la storia di una squadra di rugby annientata dalla dittatura argentina alla fine degli anni 70 in cui i giovani atleti diventano simbolo in un paese lacerato dal terrore della voglia di indipendenza e libertà. I relatori che introdurranno l'autore sono Michele Barzotti e Massimo Scelza, convocati per stima ed affetto. L'incontro si svolgerà come sempre sulla banchina 4 Novembre di fronte al Palazzo Comunale di Porto Azzurro. Il Bad Autore è una nuova iniziativa, arte e cultura portata di mano in piazza, dove il libro è al centro di tutto. Marco Malvaldi assiste alle riprese del suo Barlume, lo scrittore toscano è stato fotografato insieme agli attori e al regista Johnson. Marciana Marina, anzi Pineta, così si chiama il paese nella ficzione scenica, ospita in questi giorni le ultime riprese della quarta serie dei Delitti del Barlume, serial televisivo di Sky, prodotto da Palomar ed ispirato ai romanzi dello scrittore pisano Malco Malvaldi. Proprio lo scrittore è apparso in questi giorni sulla set per assistere alle riprese e per condividere con il regista Rowan Johnson e gli attori queste bellissime giornate dell'estate elbana. A regalarci questa foto è stato Alessandro Benvenuti. L'attore l'ha pubblicata sul suo profilo Facebook con questa didascalia. Pilade, Tiziana, Massimo, Malvaldi, Rowan Johnson, Emo, Gino e Aldino Bello vi salutano con affetto dal barlume. Per la cronaca, Marco Malvaldi è quello al centro, nascosto dall'insegna del barlume. La bella addormentata il 9 luglio sarà presentato a Marciana Marina. Lo spettacolo a cura di Danza Mania quest'anno festeggia il decennale. Il 9 luglio, all'interno delle manifestazioni estive 2016 a Marciana Marina, in programmazione lo spettacolo La Bella Addormentata Music Ballet, a cura dell'associazione Danza Mania. La Bella Addormentata festeggia il decennale e torna in scena completamente innovata. Lo spettacolo è in due parti. Un prequel della fiaba nella brughiera incantata di natura incontaminata, Regno di Fata, che porta lo spettatore nella seconda parte all'inizio della nuova Bella Addormentata, dove lo scontro tra bene e male e il tema della rinascita. Cita fanno da sfondo ad una storia d'amore capace di attraversare i secoli dal 1916 al 2016 senza essere ostacolata dallo scorrere del tempo. Uno scenario gotico tra fate e vampiri, moderno e intrigante, creato per essere eclettico, passando dalla fiaba per bimbi, che affascina anche gli adulti, per arrivare e portare in scena un'emozione con i futuri giovani talenti elbani. Lo spettacolo La Bella Addormentata è in piazza Vittorio Emanuele alle ore 21.45. L'ingresso è gratuito. Non ci sono altre notizie per questa sera, prima di salutarvi vi ricordo che per gli aggiornamenti e le notizie della nostra isola è possibile leggere il nostro giornale online www.tnews.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.